Questo doppio 6 vuole 10.000 rupie. Ecco. E questo doppio 9 vuole 30.000 rupie per vedere. Il diavolo dalla tua. Un'altra partitina? Certo. Devo rifare. Ma è proprio necessario? Non toccherei mai due volte lo stesso mazzo. Non mi piacciono le carte nuove. Sono così sgradevoli. L'hai fatto apposta, vero? Sai che hai rischiato la vita? Già, anche tu. Per una baiadera? Diciamo, per un principio. Vogliamo continuare? È quello che stavo per proporre. Una discreta partitina, eccitante. Non hai avuto fortuna, Alan. E pensare che ti ho insegnato io questo gioco per spolparti. Ecco il conto dei gettoni, Saib, se vuoi controllare. Ah, va bene, mi fido. Portatelo a letto e domattina eseguite i miei ordini. Sì, Altezza Reale. No, Tessirda. Susanna, don't you cry for me, where I came from.
Saib, chiunque tu sia, vattene al diavolo e lasciami dormire. Ma che vuoi? Chiedo perdono, Saib, ma si tratta di cosa molto urgente. Sua Altezza desidera che tu saldi il debito di gioco. Ora, il debito di gioco? Che scherzo è questo? È il desiderio di Sua Altezza e come tale non può essere né discusso né rinviato. E neanche il mio sonno. Lì c'è la giacca, prendi quello che ti serve e lasciami dormire. Ancora? Che altro vuoi? Ma non hai preso i soldi? Sì, Saib, esattamente 130 rupie. E allora? Facendo un calcolo di cui non posso che biasimare l'approssimazione, mancano 1 milione di rupie, o piuttosto 250.000 dollari. Cosa? 1 milione di rupie? Di, hai voglia di scherzare? No, Saib. Puoi controllare tutte le obbligazioni che hai firmato. Ah, di al tuo padrone che quelli sono tutti i quattrini che ho. Se gli bastano, bene, altrimenti... altrimenti non so che farci. Sua Altezza aveva previsto questa risposta. Saib. Che significa questa messa in scena? Un regalo di Sua Altezza, l'ultimo. Vuoi dire che... Un gentiluomo insolvente non ha altra scelta per salvare il suo onore. Ah? Io non ho nessuna intenzione di salvare il mio onore. Sua Altezza ha previsto anche questa risposta. Mi ha esortato a non permettere che il Saib, per scrupolo di ospitalità, distrugga la sua reputazione. Un assassinio? No, Saib. Uno spiacevole dovere. Dove si trova Sir Dar adesso? Voglio parlargli subito. Sua Altezza dovrebbe trovarsi in giardino, ma non ha più nulla da dirti. Ah, al diavolo! Sir Dar! Sir Dar! Non gridare così, Alan. Stai disturbando i miei piccoli amici. Non gridare, ma sono stato attirato in un tranello e minacciato di morte da quella banda di sicari. Avevo diritto di chiedere il pagamento del tuo debito, no? Ma credevo che tu fossi mio amico. Ma io sono tuo amico, Alan. Scusa, se tu avessi vinto, mi avresti chiesto il denaro? Ma, senza dubbio. E allora perché non dovrei fare io lo stesso? Ma non potresti... accontentarti di quelle 130 rupie? Non scherziamo, Alan. Per rinunziare al mio credito dovresti darmi perlomeno la montagna di luce. La montagna di luce? Cos'è? Non mi dirai che ignori cosa sia la montagna di luce. Mai sentita. Andiamo, Alan. So benissimo che sei fuggito dall'America e sei ricercato per il furto alla banca centrale di New York. Sai anche che sono innocente, non avresti mai ospitato un ladro nel tuo palazzo. Intendi pagare il tuo debito? Ho diritto a 24 ore. Naturalmente. Peccato. La tua esosità ha distrutto la nostra amicizia. Spedirò un telegramma al mio banchiere di Nuova Delhi e ti farò accreditare il tuo sporco denaro. Bene. Conto sulla tua puntualità. Contiamo sulla tua puntualità. Thank you.
sei tu, piccolo furfante. Vieni giù, se non vuoi un paio di sculacciate. Pace? Pace, scendi. Una rupia, sei? No. Una rupia. T'ho detto di no. Mezza. Neanche un soldo, tu non ci crederai, ma sono al verde. Tu dici una bugia, i sei bianchi sono molto ricchi. Disgraziatamente non tutti. Che diavolo di posto è questo? Quello è Sakti. Abiti là? Io no, sono il figlio di tutto il mondo, sono un grande stregone. Tu? Sì. È un uomo molto santo, sta pregando. Parla direttamente con gli dèi, a volte rimane così per tutto il giorno. Perché turbi le mie meditazioni? È un Sahib, maestro. Uomo bianco, bugiardo, incredulo, impuro. Scusa se mi sono intromesso tra te e gli dèi. Perché dubiti? Ah, le tue ciarlatanerie sono buone per gli indiani, non per me. Tu mi sfidi? Guarda. Convinto, Sahib? Ah, è un trucco. Ti farò vedere qualcosa di più difficile. Stai attento. Mi ficcherò questo spillone nel collo e lo farò uscire dall'altra parte. Basta un piccolo errore per morire. Lo farò se mi darai 1000 rupie. Sarebbe divertente, ma non ho un soldo. Che fa un uomo bianco senza soldi in India? Quello che fai tu, cerca di guadagnarseli. Chi ha un fucile non è povero. Il fucile è l'ultima cosa che si vende. Potrei pagartelo molto. A che cosa ti serve un fucile? Le vie del bene a volte sono irte di pericoli. Quanto lo pagheresti? Tu hai fame. E anch'io, Sahib. Vieni a dividere il mio pasto, a tavola discuteremo meglio. Magnifica arma, Sahib. Non ho mai visto nulla di simile in tutta l'India. E quanti colpi spara senza caricare? Sei nel serbatoio e uno in canna. La voglio, Sahib. Per quanto me la venderesti? 10.000 rupie. Troppo per un povero fakiro. Pazienza. 5.000 rupie, Sahib. Non bastano? Ah, no. Sei furbo. E va bene, come vuoi. Ti darò 10.000 rupie. Ma come mai
Hai tanto denaro, Santone. Ti ho chiesto come mai tu ne hai così poco. Ben risposto, Sitama. Ma niente scherzi, eh? Sahib, come puoi sospettare di un uomo di Dio? Di Dio. Bravo, Sitama. Sei anche pescatore. Speravo che tu non avessi un sonno così leggero. La colpa è delle cimici, sono molto affamate. Sono bestioline fastidiose. Vogliamo giocarci il fucile contro le tue 10.000 rupie? La mia religione proibisce il gioco. Peccato. Era un sistema per guadagnarti il fucile senza spendere un soldo. Potrei fare uno strappo alla regola. Gli dèi, quando la causa è buona, a volte sanno essere molto clementi. Conosci il poker? Un poco. Una mano. Il mio fucile contro le tue rupie. Una carta, Sahib. Un sorso di arak. Dopo. Una. Sono stato fortunato, sai. Poker d'assi. È stata una bella partita, sai. Lascia il fucile. Ma io ho vinto, Sahib. Con le mie carte. Protesto, Sahib, è stata una partita regolare. Tanto regolare che sto per spararti alle gambe. Che furfante. E io che credevo di essere bravo. Oh, Sahib. Sei bravissimo, certo, non puoi competere con me. Ma ho apprezzato la tua tecnica. Eccellente davvero per un uomo bianco. Eh? Addio, Sahib. È stato un piacere averti incontrato. Che vuoi? Sahib, tu devi pagare il conto per te e per il fakiro. Sono 13 rupie e mezza. Ah. Sai correre? Perché, Sahib? Perché se vuoi essere pagato, dovrai raggiungere quel fakiro. Io non ho un soldo. Tu hai mangiato e dormito e devi pagare 13 rupie e mezza. Toglimi le mani di dosso. Devi pagare il conto. Allato! Lasciami! Mi derubano il soccorso! Thank you.
Dove sei diretto, Saib? Vorrei varcare il confine e andare a Calcutta. E tu? Sto andando a Kisna per la festa del Tirunal. In quei giorni c'è sempre qualche buon affare da combinare. Cercano te, Saib? Forse. Sei un amico pericoloso. Cosa hai combinato? Una divergenza di opinioni con il Rajah. Cos'è la montagna di luce? La montagna di luce? Sì, ne sai qualcosa? Conosco un uomo a Calcutta disposto a pagare 4 milioni di rupie per quel diamante. $1 milione? È un diamante di 200 carati, grosso come una noce e ha riflessi azzurri. Per quella pietra è stato versato più sangue che nella rivolta dei Sepoys. Comincio a capire. E a chi appartiene? A tutti e a nessuno. È infisso sulla fronte della statua del dio Dharmaraja nella pagoda di Kizna. E nessuno ha pensato a... Sai, i soldati lo sorvegliano giorno e notte e nessun indiano osa toccarlo. È una pietra sacra. Dicono che sia portatrice di sciagure. Tu lo credi? 4 milioni di rupie sono un amuleto contro qualsiasi sciagura. Verrò con te a Kisna. Voglio darci uno sguardo. Saib, nessun bianco può entrare nella pagoda. Non puoi trasformarmi in un pellegrino. Non è difficile. Ma non ti illudere, Saib. Nemmeno il dio Dharmaraja in persona riuscirebbe a rubare la montagna di luce. Hai mai sentito parlare del furto alla banca di New York? Ebbene, io ne sono l'autore. Andiamo a Kisna, Fakiro. Ti seguo. Guarda, Saib, quella è la pagoda. Possibile, Saib, vedi? È sempre aperta la pagoda. Giorno e notte, la sorveglianza è continua. Deve esserci un sistema. Non si rinuncia così a $1 milione. Saib!
Dharmaraja, lei un rumbang, lei un chicken. Che cosa sta succedendo? È il sacrificio in onore del Dio. La cerimonia è sempre alla stessa ora? A mezzogiorno e a mezzanotte. Potrebbe esserci utile? Soprattutto a te. Volevo gettarti nella piscina per stornare l'attenzione. Oh, no, Sahib. Non mi piace l'acqua. L'avevo capito da un pezzo. Secondo la mia religione posso fare solo un bagno all'anno nelle acque del Gange. E non potresti fare uno strappo alla regola? Non ne vedo il motivo. Ma io lo sento. Sahib, sono due giorni che stai guardando la cupola. Rinunzia al tuo progetto. Taci e lasciami pensare. Non c'è nulla che non possa essere rubato. O dovrei credere che il grande bramino è più furbo di me. Il che è impossibile. Da quanto tempo è stata costruita questa pagoda? È sempre esistita da quando esiste l'India. Nessuno lo sa. Conosci un certo Michelangelo? No, Sahib. Era uno che visse molti anni fa e costruiva cupole più grandi di questa. L'ho studiato all'Università del Michigan. Che succede, Sahib? Sei impazzito? No, Furfante, ma sono il più grosso cretino che abbia frequentato una facoltà di architettura. Il tuo grande bramino non può sapere come è costruita una cupola. Ma che dici? Io non ti capisco. Vuoi spiegarti? La montagna di luce è nostra. Sahib! Sapresti procurarmi una corda di seta nera lunga 30 metri, sottile come un mignolo, che possa reggere il mio peso? Facile. E una fiala di qualcosa che addormenti la gente nel raggio di 5 metri? Roba da ragazzi! E un tubo di dinamite con una miccia che possa durare un minuto e una carrucola con un gancio? Corda, sonnifero, dinamite, carrucola. Non capisco, Sahib, non c'è relazione. Trovami questa roba e non pensare ad altro. E ti prometto che avremo in mano la montagna di luce. Accendi la lampada. Dove siamo, Sahib? Vediamo. Questo dovrebbe essere il tamburo della cupola. Qui ci deve essere l'ingresso all'intercapedine. Eccolo. Scalpello. Olio. Si muove. Ho aperto la cassaforte della banca di New York. Non te l'ho detto? Molto spesso. Sta lontano, il tuo fetore mi impedisce di concentrarmi.
scalata, Saib. È crollata la scala, doveva aspettarmelo. Che si fa? Dammi la mappa. Attento! Sei anche un incantatore di topi? Oh, no, Saib, è che i topi non amano la musica, vedi come sono fuggiti? Me la chiami musica questa, suddicio Fakiro. Senza essere un topo sarei fuggito anch'io. Sbrighiamoci, Saib. Sì. Forza. Su. Forza. Ma che fai? Brutto stupido. Vieni su, ce la fai. Non preoccuparti, vai avanti. Resterai qui fino a stanotte. Con i topi? Passerai la corda nella carrucola. E all'estremità ci farai un cappio tanto grande da poterci passare un piede. Poi con la leva alzerai la lastra e la toglierai. E adesso, attenzione, quando udrai il gong che annunzia l'arrivo del grande bramino nel tempio,
Girerai la lampada, così. In quel momento nessuno penserà a guardare in alto. Poi calerai la corda. E quando sentirai una strappata, tira su con forza. Ora mi è entrata la luce nella testa. Così ci entrasse la montagna di luce in tasca. Senti, ci sono 30 metri di fune. Hai 10 secondi per tirarmi su. Guarda che se ritardi un solo secondo, ti giuro che ti spello. Ti prometto, Seip, che ti sembrerà che la mano stessa degli angeli ti porti verso il cielo. Thank you.
Guardate! Presto! Bisogna fermarlo! Scusami, sei malamano. Scendere così. Che imbecille. Siamo rovinati. Prendi questo, è più facile che passi io inosservato. Dietro la statua, se riusciamo ad arrivarci senza essere visti. No. Non so nuotare, Saib! È una buona occasione per lavarti. No. Rubata, signore! Rubata! Vengono qui, sei zitto, stupido. Dobbiamo ispezionare ogni possibile nascondiglio. L'orgoglio dell'India, la montagna di luce, deve essere ritrovata. Bisogna ritrovarla, Bramino. Ti prego, signore, tu solo puoi aiutarmi. Recupera l'occhio del Dio, o Dharmaraja non nasconderà il suo sdegno e gravi sciagure piomberanno sul nostro popolo. Le fonti si disseccheranno, il grano si muterà in gramigna, le donne non partoriranno. Sì, sì, conosco la profezia. Perché Sirdar è qui? Quando sei morto, sai che importanza ha chi ti ha ucciso? Che genio. Che dici, signore? Dicevo che il ladro è un vero genio del male. Ma sta tranquillo, Bramino. Non avrò pace finché la montagna di luce non ritornerà nelle nostre mani. Stenderò una rete inestricabile intorno al ladro. E l'audacio vi rimarrà impigliato. Grazie, signore. Dharmaraja ti ricompenserà. E passerai alla storia come Sirdar il generoso, l'infaticabile. Non resisto più, Saib. Forza, stanno andando via. Puoi ritirarti, Bramino. Come on.
Ci scopriranno, Saib. Dobbiamo uscire anche noi. È meglio tentare subito. Sono Sitama, il fakiro di Sacchi. Tutti mi conoscono, sono innocente, lo giuro. Un momento. Grande Maharaja, sono innocente. Perché hai la mano fasciata? La bomba, Maharaja, è stata la bomba. Io ero accanto alla piscina a pregare e la bomba è scoppiata. La mia mano è perduta, ho bisogno di cure o morirò. Ho perso fiumi di sangue. La montagna di luce potrebbe essere nascosta lì dentro. Guardia, sfascia quella mano. No, Maharaja, hai... hai... Ecco, mio signore. Lascialo andare. Vieni qui. Chi sei tu? Rispondi. Parla. Il tuo nome. Parla, se non vuoi che ti ammazzi. Oh, perdonalo, mio signore. Egli non può parlare. È un uomo santo. Ha fatto voto di non parlare per tutta la vita. Per raggiungere la perfezione. Parla. Voglio sentire la tua voce. Voto o non voto. Parla, se non vuoi che ti tagli la gola. Oh, no. È un uomo ostinato. Morirebbe per non infrangere il suo voto. Perderebbe anche la vita. Parla, parla. Ti dirò io quello che vuoi sapere, grande Maharaja. Egli non può risponderti. Rispetta la sua fede. Quell'uomo è puro. Lascialo, soldato. Non ce la faccio più! Corri, avremo tempo per riposarci! Ah! Aiuto! Aiuto, Saib! Dove sei? Sono qui, Saib! Pezzo di idiota! Tirami fuori, presto! Che aspetti, Saib? I soldati possono essere sulle nostre tracce! Aiutami! Puoi tirarmi fuori. Sei un fakiro, no? Dammi un saggio dei tuoi poteri magici. Usa la tua corda. Non scherzare, Saib. La tigre può tornare. Non sei abbastanza appetitoso. Allora addio, Sitama. E grazie della collaborazione. È la montagna di luce. Penserò io a portarla a Calcutta. Trovati lì tra una settimana e ci divideremo i 4 milioni. Saib! Buona fortuna, ci vediamo a Calcutta. Addio! Saib!
Sitama! Vogliono uccidermi. Ti prego. Entra, presto. Che succede? Qui. Parla. Hai visto un uomo bianco? Tu sai bene che nessun uomo bianco entra mai qui. Quell'uomo ha rubato la montagna di luce. È impuro. Se lo proteggi, i demoni ti strazieranno le carni. Su. Lo giuro, nessun bianco è entrato qui dentro. Per Siva ci è scappato. Andiamo, frugheremo tutta la strada. Ma dobbiamo prenderlo! Vieni, Saib, sei in salvo.
Grazie. Come ti chiami? Lila Mani. Lila Mani, ti devo la vita. Hai corso un brutto rischio per me. Quei bricconi non avrebbero esitato un istante. Ti ricompenserò. Non voglio niente, Saib. Allora, perché lo hai fatto? Non mi hai riconosciuta, Saib. No, non t'ho mai vista. Sì che mi hai vista, Saib. Un giorno stavo ballando al Palazzo Reale. Il Rajà mi frustò e tu mi hai sottratta alla sua ira. Anche tu hai corso un rischio per me, per bontà. La favola di Androclo e il leone. Proprio così. Non ti capisco. Non importa. Che farai ora? Non lo so. Quel furfante di Sitama è lì fuori. È vero che hai rubato la montagna di luce? Sì, mi odi per questo? Ma perché l'hai rubata? Sei un ladro. È una pietra che vale molto. Può dare la ricchezza. Dharmaraja è un dio molto potente. E si vendicherà dell'uomo che ha rubato il diamante. E si vendicherà anche di me che ti ho aiutato. Vuoi denunziarmi? Non ti serberò rancore. Restituisci la montagna di luce, Saib. Non potrai essere felice se non lo farai. Dharmaraja non è che una statua. Se fosse un dio potente, non mi avrebbe permesso di derubarlo. Gli dèi non hanno fretta. Il mio dio è più potente del tuo Dharmaraja. Mi proteggerà. Il tuo dio è amico dei ladri? Ma no. Ma rubare ad una statua non è rubare. Non ho fatto del danno a nessuno. Hai recato offesa ad un intero popolo. Dove vai? Se non posso restare. Ti uccideranno? Ho paura di sì. Resta, Saib. Ti aiuterò. Il dio Dharmaraja mi perdonerà. Ebbene? Niente, Sitama. Sembra volatilizzato. Abbiamo frugato case, fogne e cantine. Che un uomo bianco sia più furbo di un fakiro? Hai visto come ha rubato la montagna di luce? Dovrà uscire dalla città. Lo aspetteremo al varco. Tutti sono stati avvisati. Ho promesso 1000 rupie di premio a chi ce lo consegnerà. Credi che funzionerà? Una bayadera gira sempre con un servitore che fa le capriole a suon di musica. Nessuno sospetterà di te. Sei un angelo, Lila Mani. Parli in un modo così buffo, Saib. La montagna di luce. Lila Mani? Dammi la cintura. Che cosa? La cintura. Che vuoi fare? Lo vedrai. Rimettila. Ma la troveranno. Su. È così semplice che a nessuno verrà in mente di cercarla lì. Ora possiamo tentare. Acquistate merito per la sacra Trimurti. Grazie, bella fanciulla. Dharmaraja ti ricompensi. Andiamo. Dobbiamo assolutamente passare il confine. È lontano da qui. 2 giorni di marcia, ma ci sono le cascate di pietra. Non riusciremo mai a passare senza una guida. Ce la faremo. Vieni. Incredibile. In una cittadina di 10.000 abitanti, un uomo bianco facilmente riconoscibile non si riesce a trovare. È ridicolo. Sitama! Per ora niente, ma è ancora nascosto qui. Si tratta di aver pazienza e aspettare che esca dal suo nascondiglio. Nessuno è uscito dalla città tranne la bayadera e il suo servo. Quella montagna di luce sarà tua. Come hai detto, nessuno è uscito eccetto... La bayadera con il servo. Imbecille, la bayadera non aveva nessun servo. Ecco dove è andato l'americano. Ci è passato sotto il naso e non ce ne siamo accorti. Ehi!
Ecco, questo è Sadras. Il confine è laggiù. Credo che possiamo riposarci. Andiamo. Dateci un cocco, per favore. Bevi. Sitama. Come lo sai? Riconosco la voce del mio fucile. Dove l'avevi messo? L'avevo nascosto fra i vestiti. Che facciamo ora? Se lo sapessi. Saib! Che vuoi, vecchia cornaccia? Vattene o ti uccido! Getta la pistola! Dammi la montagna di luce e ti lascio passare il confine! Vieni a prenderla! Aspetto! Non scherzare, Saib! Darò fuoco alla casa e brucerete come fiaccole! Tanto la montagna di luce non ha paura del fuoco! E io la troverò! Dovunque tu l'abbia nascosta! Quel sudicio fakiro. Sitama! Sitama! Hai deciso di arrenderti? Sei un uomo molto saggio. La montagna di luce non è con me, l'ho nascosta. E se mi uccidi non la troverai. Basta con le frottole, arrenditi o brucerai. C'è una donna con me, lei non c'entra. Lasciala uscire e poi ce la vedremo tra noi alla nostra maniera. Va bene, Saib. Dille di uscire a mani alte, ma niente scherzi. Su, fila, passa il confine e attendimi alla prima città. Io me la caverò in qualche modo e ti raggiungerò. No, Alan, non mandarmi via. Vattene finché sei ancora in tempo. Sitama può cambiare idea. No, voglio stare con te. Non preoccuparti di me e fuggi e metti in salvo la montagna di luce. Ma ti uccideranno. Non posso lasciarti solo. Va! Troppo tardi. Tentiamo di uscire dalla finestra. Presto! Forse c'è qualcuno là dentro. Svegli, portate dell'acqua. Sbrigatevi! Ormai è finita. Sergente, è vero, c'è qualcuno. Venite fuori. Perché non siete usciti subito? Chi siete? Cosa sta succedendo? Signore, noi stavamo attraversando il villaggio quando dei briganti ci hanno assaliti per derubarci. Seguitemi al posto di guardia. Ci penserà l'ufficiale ad interrogarvi. Andiamo. Vieni, ci porteranno al confine e ci faranno da scorta. Calli. Con la ragazza.
fuggito da quella parte, Sitan. Andiamo. Bene. Dov'è la montagna di luce? Non so di che parli, Fakiro. Lo sai che pene dovrai subire nella tua prossima vita se ti rendi complice dell'offesa al dio Dharmaraja? Rinascerai sotto forma di un immondo scarafaggio. E poi come pipistrello. E così per 7 generazioni. Dimmi dov'è la montagna di luce e sarai purificata. Il bramino ti benedirà. Non lo so. L'uomo bianco m'ha pagata perché l'aiutassi a fuggire. Non so altro. No, ragazza. Ti sei incantata dinanzi all'uomo bianco. Ma il tuo uomo bianco se ne infischia di te. Hai visto com'è scappato? Che gliene importa? Non so nulla. Dov'è la montagna di luce? Non lo so. Parla, stupida! Non so niente. Sitano! Lasciala o ti faccio scoppiare la testa come una zucca. Ti aspettavamo, Saib. No, Alan, mettiti in salvo. Non sapranno niente da me. Non si metterà in salvo. Gli uomini bianchi sono sciocchi. Hanno il cuore debole. Non avevamo un appuntamento a Calcutta? L'appuntamento è sempre valido, ma vorrei che la montagna di luce fosse nelle mie mani. Mi sentirei molto più sicuro. Sei nei guai, Fakiro. Non puoi uccidermi perché perderesti il diamante. Solo io so dov'è. No, Saib, lo sa anche la ragazza. Hai sbagliato, Saib. Un segreto detto ad una donna non è più un segreto. Eh sì. Hai ragione. Allora non perdiamo altro tempo. Dov'è la montagna di luce? Ma un momento. Chi mi assicura che dopo averla avuta non ci ucciderai? Ti do la mia parola, Saib. La tua parola? Questa è la battuta più divertente che io abbia mai sentito. E della mia parola ti fidi, Alan? Sirdar, che c'entri tu? Sono venuto a riscuotere il mio credito. Ti avevo detto che ci avrei rinunciato solo in cambio della montagna di luce. Come vedi, il nostro appuntamento era stato soltanto rinviato. Adesso dobbiamo sistemare i nostri conti. Ma allora questo era tutto un piano? Naturalmente. Sapevo che tu eri l'unico uomo al mondo capace di strappare alla fronte del Dio la montagna di luce e ti ho indotto a farlo. Ti ho permesso di fuggire dal palazzo ed ho messo sulle tue tracce il mio fedele Sitama. Ci sei cascato. Credevi di lavorare per te ed invece era per me. Che stavi rubando il diamante. Ma tu sei il Maharaja. Perché vuoi la montagna di luce? La voglio. Non capisco. Sarai costretto a tenerla nascosta. Il popolo si solleverebbe se sapesse che te ne sei impadronito. Mi basta possederla. Poterla toccare, guardare, sapere che è mia. Nessuno può capire il fascino profondo della sua luce bianca e pura. Per questo eri là, all'ingresso della pagoda. Certamente. Senza di me non saresti mai riuscito a portare il diamante fuori del tempio. Vedi che ho collaborato al furto. Mi spetta una parte della refurtiva. Una parte? Aggiungi il tuo debito di gioco, la tua vita. E quella della ragazza, vedrai che il conto torna. Sì, però devi aggiungere il passaporto e il denaro anche per l'Ilamani. Accordato. Parola del Rajah. La cintura. Hai un coltello? Mm?
Eccolo, il vostro diamante. Tu eri con me. Controlla. Altezza reale, è proprio la montagna di luce. Finalmente è mia. Addio, Silda. Ora il conto è pari. Alan, amico mio, ancora un piccolo particolare. E sarebbe? Vedi, Alan, il guaio è che tu sai troppe cose. E per mantenere il possesso di questa pietra io ho bisogno del più assoluto segreto. Non andrò certo a raccontare una storia dove faccio la figura del babbeo. So che sei sincero, ma la natura umana è così instabile, così volubile. Se ci fosse un sistema purché sia che mi permettesse di non ucciderti, ne sarei felice. Ma devo far forza al mio animo generoso. E la tua parola? Prevale la ragione di Stato. E allora, che aspettiamo? In segno della mia particolare benevolenza, ti concedo di scegliere come morire. Preferisci acqua o fuoco? Ti sono molto grato. Sai nuotare? Un poco. Allora, acqua. Sitama. Sitama. Liramani, ti ho trascinato in un'avventura senza speranza. Ma perché sei tornato? Io non avrei mai rivelato il nascondiglio del diamante. E se mi avessero ucciso, avresti potuto ritrovarlo sul mio corpo. Ci ho pensato, lo confesso, e stavo per darmela a gambe. Poi ho capito che mi eri più cara della montagna di luce. Ti amo, Liramani. Anch'io, Alan, e non ho paura di morire. Ho avuto dalla vita più di quanto osassi sperare. È stata la mia prima buona azione. Lo sapevo che ci avrei rimesso la pelle. Ecco, ci siamo. Alan. Sì, Liramani. Se mai riuscissimo a salvarci, promettimi che farai di tutto per riportare la montagna di luce sulla fronte del Dio. Inutile farsi illusioni. Oramai è finita. Giuramelo, e io morirò più felice, perché il Dio mi perdonerà. Te lo giuro, Liramani. Se riusciamo a salvarci, strapperò quel diamante a Sirdar e lo riporterò sulla fronte del Dio. E adesso cosa ti salta in testa? Perché non vuoi venire? La strada per Kizna è quella e tu vuoi tornare indietro. Che dovrei fare, Kizna? Rimettere la montagna di luce sulla fronte del Dio. Tu lo hai promesso. Bella promessa. Tu me l'hai estorta con l'inganno. Perché non mi avevi detto che con il pugnaletto rubato a Sirdar eri riuscita a tagliare le tue corde? È stato il trucco di una piccola imbrogliona ed è una promessa che non sono obbligato a rispettare. L'ho fatto per il tuo bene. Per il mio bene? Vuoi spiegarti? La montagna di luce porta disgrazia a chi la possiede. Non sarai mai felice se non la restituirai al Dio. Con $1,000,000 sarò felicissimo. Ascoltami, Liramani. Io ti amo, voglio vivere con te, voglio sposarti. Con la montagna di luce faremo una vita di sogno. Ti porterò in America, a Londra, a Parigi. Qui non sei che un'umile bayadera, lì sarai una signora. Per l'ultima volta, vuoi venire con me? Se non riporti la pietra, no. E allora rimani pure in questo sporco, pidocchioso paese. Ti saluto. E poi, cos'è un diamante? È un pezzo di vetro un po' più raffinato. Non ha nessun valore se sta sulla fronte di quella ridicola statua. Dharmaraja ci ha salvato la vita perché tu avevi promesso di restituire la montagna di luce. Dharmaraja, se tu non avessi rubato il pugnaletto, saremmo affogati come topi. Dharmaraja si vendicherà e la tua vita sarà piena di disgrazie. Morirai se non restituirai il diamante. Questa è superstizione.
Non ci credere. Vieni con me, saprò farti felice, vedrai. Un uomo che dimentica tanto facilmente le sue promesse non può farne altre. Va bene, d'accordo. Facciamo quest'idiozia, poi mi prenderò a schiaffi per tutta la vita. Non mi ero sbagliata. Tu sei buono. Andiamo. La montagna di luce, strappata alla fronte del Dio da un ladro sacrilego, viene oggi restituita grazie al valore ed al coraggio di questo uomo bianco e dalla costanza del nostro grande Rajà, il nobile Sirdar, cui sempre andrà la riconoscenza del popolo. Straniero, tu hai reso un grande servigio al popolo dell'India, al quale hai evitato calamità e sciagure. I fedeli di Dharmaraja qui riuniti hanno voluto offrirti un tangibile segno di gratitudine. Si procede alla cerimonia. Per i particolari servigi resi al paese ti nomino nobile dell'ordine di Dharmaraja. È la pietra sacra. Chiedo il privilegio di riporla io stesso sulla fronte del Dio. Questo è un onore che spetta all'eroe. Perché l'hai restituita, maledetto? Le donne, Altezza. Sei felice? Certo. Ora Dharmaraja sarà benevolo con noi. Sì, ma Sirdar non lo sarà. Filiamo prima che possa vendicarsi. Ah, un momento. Spero che il Dio non mi servirà ancora se sulla sua fronte brillerà un'imitazione. Se poi la montagna di luce dovesse portare sfortuna, non sono affari miei. Ho già combinato la vendita col viceré delle Indie che vuol farne un grazioso dono alla regina Vittoria. Comunque, se la vedranno i suoi reali successori. E sulla corona inglese, la montagna di luce trovò il suo eterno riposo. Oggi adorna la testa di questa diosa signora.